Ragazzi, rieccoci qua su Horizon Forbidden West. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo praticamente nelle rovine di un museo dove abbiamo visto un pochettino, insomma, la storia dei Tenant. Ecco perché dicono per i 10 o grazie ai 10, insomma, che comunque i 10 era un'unità del passato, come abbiamo potuto vedere da questi ologrammi che loro chiamano visioni. Poi abbiamo messo, ci abbiamo fatto una missione secondaria dove abbiamo... Le visioni hanno ispirato molti, fai con calma. Sì, vedi che sto meditando. E abbiamo praticamente preso le parti di Yarra, se non erro, sì, e scoperto un calderone che però non è attivo. Adesso qua io sento dei rumori, ma mi sa che... vedere che è un drone, no? Non lo so, forse solo laggiù. Vabbè. Comunque dobbiamo andare a parlare con e carro. Vediamo. Esamina. Lancia di Ecarro. E questa? È stata piantata lì dal capo. Chiedi a lui se sei curiosa. Spetta a lui parlarne. E qua c'era un ologramma, mi sa. Comunque, qua c'è un altro documento. Un po' pieno di documenti qua. Sala degli eroi. Danneggiamento dati minimo, addirittura. Benvenuti alla sala degli eroi. Questa stanza è dedicata alla memoria di Roberto Medina, che finanziò e guidò la campagna contro il governo federale, la sua lotta di droni da combattimento General Synthetics. Colonnello Edward della Hoya, comandante della JTF-10, appunto. Geniale stratega e veterano che tenne testa alle forze federali nonostante l'inferiorità numerica. Colonnello Ann Faraday, la leggendaria oratrice che gestì i primi sforzi di riconciliazione. E tutti coloro che persero la vita durante la campagna nella battaglia del Mojave, sì. Prima, diciamo, dei robot di faro... c'è stata una, insomma, una specie di guerra, però roba forse contenuta sul suolo americano, dove c'è stato l'esercito federale contro questo Medina e l'altro, insomma, vabbè. Non mi ricordo se se ne parlava nel primo, probabilmente sì, ma io me lo ricordo. Il capo è dentro, pronta a incontrarlo. Sì. Andiamo. Bene. Vieni. Quello è uno shuttle. Comunque, forse un caccia. Quello che c'era fuori. Di sotto del trono. Ah, senza un ci braccio. Ci vediamo presto, straniera. La salvatrice di Meridiana. Dicono che tu abbia respinto le forze di Regalla a Luce Arida e sconfitto il suo campione Grudda in un duello. Notevole. Fashav mi ha detto chi sei. Un grande uomo di guerra e di onore. La sua morte è stata una perdita immane. Non ci riprenderemo presto dal massacro dei marescialli. Ma se tu sei qui a offrire i tuoi servigi, te ne saremmo molto grati. Non sono qui a combattere per te. Mi serve una cosa dal sotterraneo. Una cosa che salverà molte vite, anche la tua. Non è una cosa che si riesca a vedere, ma è lì. Io l'ho vista. Hai detto il tuo prezzo. Adesso ti dirò il mio. Senza i miei marescialli, mi serve la tua lancia.
Se mi aiuti a sconfiggere i miei nemici, io ti autorizzerò ad accedere al sotterraneo. Io non ho un prezzo. Non sono un sicario. Salverò più vite di quante tu possa contarne. Io conto i cadaveri dei marescialli assassinati. E centinaia di Tenakt, le cui vite sono appese a un filo. Combatterò per loro. Sconfiggerò chiunque, minaccerà la pace, e anche tu. Se vuoi che ti apra la porta di quel sotterraneo. Bene. Secondo questa logica, cosa mi impedisce di ucciderti e scendere lì sotto per salvare tutti? Puoi provarci. Potresti anche riuscirci. In ogni caso devi combattere. Aiutami. E potremo impedire a Regalla di compiere un massacro. Bene. Che ti serve? Dei marescialli per mantenere unita la tribù. I guerrieri vengono scelti e promossi attraverso una prova chiamata Kurrut. Ho già invitato tutti gli sfidanti. Ma visto che lo scopo di Regalla è indebolirmi, ne approfitterà per attaccare. Cercherà di uccidermi davanti ai clan riuniti. Vuoi che ti faccia da guardia del corpo? No. Che difenda il Kurrut. Ma non solo. Sapendo che Regalla attaccherà, il clan del cielo non ha mandato gli sfidanti. Dovrai andare a nord. E obbligare Tecotte, il capo del clan, a piegarsi e inviare gli uomini. Obbligarlo a piegarsi? Fa tutto il necessario. Non posso organizzare il Kurrut con solo due clan presenti. Andrei col maresciallo Cotallo. L'hanno mutilato a luce arida, ma sa ancora come rendersi utile. L'ho già inviato a nord, al villaggio di Cimaroccia. Raggiungilo, e ti guiderà alla roccaforte del clan del cielo. Se hai qualche domanda sulla missione, falla ora. Ma come è aperto il sotterraneo senza fuoco? Cioè, magari si può aprire così? Vabbè, facciamo tutte le domande. Mi spiace per Fashav. Sembrava un bravo uomo. Più che un uomo. Era un ponte tra Tenakt e Karja. Nessuno straniero ha mai meritato tanto rispetto. Avevo sperato che fosse la mia voce a Meridiana, che la pace con i Karja diventasse qualcos'altro. Un'alleanza? Uno scambio. I Karja hanno cose che ci mancano. Le nostre imprese sono incise sui nostri corpi. I nostri ricordi muoiono con noi. E i Karja hanno memoria. Scrivono le loro imprese su dei libri. Volevi imparare? Come è stato con Fashav. Ci mancherà. Cosa vuole imparare a scrivere? Fashav definiva Regalla il tuo errore peggiore. Perché? Questo non ti riguarda. Davvero? Ho affrontato le sue truppe a luce arida e non so per quale ragione. Era la più letale dei marescialli, la punta della mia lancia. Cos'è successo? Più di tutto, Regalla disprezza i Karja per aver bruciato vivi i suoi fratelli. Conclusi i giorni rossi e abbattuto i bastioni di luce arida, lei sperava di inseguirli fino a Meridiana. Alla caduta del re Sole Folle non si spiegava il prezzo di quella guerra, né i benefici della pace. E quando ho accettato le proposte di Avad, è impazzita. Era un traditore. Mi ha sfidato di fronte ai marescialli. Come hai risposto alla sfida di Regalla? Se fossi Tenakt, sapresti che una sfida simile non si rifiuta. Vincere non è stato facile. Portò ancora le cicatrici addosso. I marescialli volevano che la giustiziassi subito, ma non sono riuscito a recidere il legame tra di noi. La sua lealtà era sconfinata come la sua furia. Io l'ho risparmiata. Lei ha preso la mia pietà come un'umiliazione, da cui non si libererà mai. Quindi Regalla ti vuole morto. Esatto.
Ma non sarà sufficiente. Non si fermerà finché i tre clan non la seguiranno quando marcerà su Meridiana. Chi lo sa? Con quelle macchine al seguito potrebbe raderla al suolo. Qualcuno ci ha già provato. Così pare. Ma siamo intervenuti noi. Che cos'è il Kulrut? Dove un tempo i clan si facevano guerra, ora si uniscono per combattere le macchine. È la mia legge che si manifesta nel Kulrut. Quando invoco il rituale, ogni clan invia i suoi partecipanti. I partecipanti affrontano le macchine in combattimento nell'arena che è appena fuori dalle mura. Chi si distingue viene eletto maresciallo, mediatore che protegge l'unità della tribù. Li chiami mediatori, ma i marescialli che ho visto all'ambasciata erano guerrieri. Sì, guerrieri, ma non solo. Ripudiano il clan in cui sono nati e giurano di difendere l'ordine e la pace. Applicano le leggi. Risolvono controversie e rappresentano i Tenakt nelle trattative. Senza di loro non c'è governo. Ecco perché devi far sì che il prossimo Kulrut abbia luogo. Perché il clan del cielo non vuole inviare partecipanti? Perché fra i tre clan la loro base è la meglio protetta, chiusa dietro un muro che chiamano il bastione. Il loro capo è convinto di potersene stare al sicuro in quella fortezza, finché la guerra non avrà fine. Conservano le forze, mentre tu e Regalla vi indebolite. Ragioni come un maresciallo esperto. Bene. Perché mandi me a trattare col clan del cielo? I Tenakt onorano la forza, e tu hai respinto Regalla a luce arida. E perché hai già perso troppi marescialli? Corretto. Invece, Kotallo? Lui non può andare da solo? È mutilato, non merita il loro rispetto. Non mi sembra giusto. È giusto perdere un braccio. Che lo rispettino o meno, Kotallo ha una sua utilità. Conosce il clan del cielo, è cresciuto nella loro base. Sarà una guida. Hai visto cosa c'è nel sotterraneo? L'ho fatto. Il giorno della mia più grande vittoria. Che intendi? Per generazioni i tre clan si sono contesi il controllo di questo luogo sacro. Solo io l'ho ottenuto. Dopo anni di combattimenti e innumerevoli vittime. Una volta sconfitti tutti i miei rivali, rimasi da solo nel bosco. Volevo crogiolarmi nella vittoria. O così credevo. Un tuono rimbombò a est e una saetta blu colpì in pieno quella camera. La morte di Gaia e l'arrivo di Etere. Tutto intorno a me, le visioni del bosco si fecero forti e brillanti. Infine mi apparve una visione mai vista. Udì i predecessori e le loro parole cambiarono ogni cosa. Cosa ti hanno detto i predecessori in questa visione? Quella chiamata Faraday annunciò l'imminente pericolo delle macchine. Disse che solo uniti le avremmo fermate. Indicò i marescialli come guardiani della pace. Poi la visione svanì e non è mai più tornata. Ho segnato con la lancia il punto in cui è apparsa e mi sono attenuto ai dettami di Faraday. Ho abbandonato la guerra tra clan. Ho addestrato i miei guerrieri e ho eletto marescialli tramite il Kulrut. Da allora, la tribù ha vissuto nella pace, fino a quando Regalla non ha assalito luce arida. Sei mai entrato, dopo la visione, nella camera sotto al trono? L'ho fatto. Contiene un antico dispositivo che ronza di energia. Lo vedrai con i tuoi occhi dopo il Kulrut, te lo prometto. Beh, mi sembra uno di parola, eh. Farò come vuoi. Andrò a nord a convincere Tecotte. Ma non scordare la promessa. Terrò fede alla mia promessa, se riuscirai. Parla con Decca prima di uscire. Ti preparerà per il tuo lungo viaggio. Sì, ma... altro? È da dire altro? Di cosa hai bisogno? Ah no, niente, posto... Ora vado. Vado. Congedata. E se c'è una barriera... E infatti lì c'è un
monitor qui. Vabbè, chissà se si riattiverà. Oh. Dov'è? Deck. Vieni, parliamo un po'. Sì. E Carro ha detto che hai qualcosa per me? Un'arma per la tua missione. Ti servirà per raggiungere Cimaroccia. Sai che la strada brulica di macchine. E i nostri ricognitori hanno visto ribelli di Regalla. Macchine e ribelli. Niente di nuovo, insomma. Esatto. Vai a nord alle colline. Risali il pendio finché non sarai stanca e il freddo non ti mozzerà il respiro. Arriverai nelle terre del Clan del Cielo. Va a segno come i dieci, Aloy. Arco di precisione tagliente. Le frecce precisione laceranti sono ora disponibili. Ah, finalmente. Prima dei tuoi archi di precisione. Queste potenti frecce infliggono molti danni da lacerazioni tramite scoppi d'aria compressa. Ok. Usale per rimuovere placche corazzate dai nemici più robusti o per staccare componenti utili. Fa vedere. Ciao, aspetta. Finalmente. Dov'è? No. Ecco, di precisione tagliente o non lo trovo. Ah, ma è questo forse. Sì, è questo, scusate. L'ho anche detto. Mi ricordavo già più. E infatti, ecco lì. Fratello ha strappato a degli intrusi Osen. Questo pratico arco a lungo raggio utilizza potenti frecce di precisione laceranti che rimuovono corazze e parti di marche. Questo è molto utile. Allora, lo equipaggiamo al posto di quello che ho. Esatto. E ci mettiamo la bobina. La bobina che aumenta la lacerazione, se possibile. Fa 200... Sì. Questo... questo va potenziato. Meno male, pensavo che non ci fossero più, invece meno male l'hanno tenute. No, perché sono meglio le frecce di questo. Infatti questo, vabbè, l'avevo potenziato di uno così, tanto il primo potenziamento non è... Anzi, no, di un paio. Non è molto dispendioso, ma il guanto non mi trovo molto col guanto. Meglio... le frecce dirompenti, che qua le chiamano frecce laceranti. Va bene. Aspetta, magari arco da caccia infuocato. Questa è bloccata la bobina. Qui ce l'ho. Non mi ricordavo di averlo comprato. L'avevo comprato questo, non credo, però. O forse sì, non mi ricordo più. Vabbè, comunque. Ok, no, basta. Va bene, con gli abiti, no, qua le ho messe tutte, le bobine, comunque i tessuti. Ah, vedi che abbiamo un abito. Ma se mi hanno dato cose non me l'hanno scritto a video però, quando mi hanno dato premi eccetera, non era apparso a video. Forse questo ce l'ha andato con una missione. Corazza di piastre del clan del deserto, indossata solitamente dai predoni di alto rango, progettata per amplificare gli effetti elementali. Da più vigore armi, più carica valorosa migliorata, più colpo critico, resistenza alle trappole. Beh, oddio, io quasi, dai, metterei questo, conviene. È anche comunque viola, quindi... Allora, cosa andiamo a potenziare? È un sacco di roba, un sacco di bobine, dovrei anche venderle magari. Protezione in mischia, protezione dall'acqua... Ah, però siamo un po' meno protetti dall'acido e dal plasma. Sì, tra meno 25 e meno 21 cambia un po' poco. Anche tra meno 22 e meno 18. Piuttosto aumentiamo i danni in mischia, magari. Sì. Sì, che comunque la mischia sto usando,
Cos'è che dire? Aumenta il livello del potenziamento passivo. Ah, però ci deve essere un potenziamento passivo, ok, che non c'è, quindi è inutile mettere questo. Allora, che cavolo, non so, boh. Protezione a distanza, attacchi a distanza. Meno 13. Magari, dai, sì, possiamo mettere questa, magari. Anziché meno 22, meno 13. Un po' meglio, però. Vabbè, dai, mettiamo questa. E lo indossiamo. Certo, ok. Sì, l'altro puntava sui danni in mischia, eccetera. Più uno maestra pozioni e inafferrabile, che non ho capito cosa sia, forse una migliora la schivata, forse così su due piedi. Però questo indecisamente va, che ci dà anche il bonus colpo silenzioso se lo potenziamo, che ci servirà il colpo silenzioso potenziato, comunque che infligge più danno. Va bene, sì, ho un nuovo abito, così, non l'ho guardato il menu. Se voglio prendere etere, sono costretta a stare al gioco di Per carro. forza. Incontrerò il maresciallo Cotallo a Cimaroccia. Cavalcando una macchina arriverò prima. Aspetta, prima voglio vedere la mappa. Collezionista di scatole nere. Ah beh, proprio. Su. Sì, ma ci ha dato qualcosa, ma non ho capito che cosa. Comunque. Aspetta, qua c'è sconosciuto, cos'è? Io vorrei un banco da lavoro, se possibile. Qua c'è un aereo precipitato. Forse una scatola nera. Una scatola nera qui vicino. Ah, hai visto. Potrei aggiungerla alla collezione al bosco. Ok. Ma sì, magari adesso seguiamo comunque la missione principale, visto che l'abbiamo iniziata. A meno che non incontriamo proprio, non so, non mi sento ispirato di cambiare. Però capire da dove si entra, magari. Scusa, da Potrei terra. Oddio. raggiungere l'ala. Forse posso usarla per entrare. L'ala? Dove? Ah, aspetta. Ah, sì, c'ero sopra prima. Scusa, ma qui non c'è un passaggio. Bosco della memoria. Ah, non vedo un accesso comunque. Qui no. Aspetta, non vedo. Qui comunque non ci si arrampica. Quindi. Scatola nera. Ah, però lì. Guarda lì. Guarda lì. Non ci arrivo. Aspetta. Ci sono degli appigli lì. Però non ci si arriva. Ok, sì, dai. Ok. Non so se ho sfruttato qualcosa che. No, beh, sì, mi sembra l'unico accesso. Effettivamente. Aspetta. Ok. Scatola nera. Romeo, richiesta aggiornamento. Volo 41, modificate la rotta per evitare lo sciame. Rispondete, passo. Volo 41, rispondete, prego. Accantonare la cabina è depressurizzata. Hanno il pilota automatico, sono KO. Il 41 è un volo fantastico.
fantasma. Qualunque cosa fosse successa a bordo, non potevano più rispondere. Va bene, ma... Beh, oddio, sì, sì, siamo qui. Il focus ha captato un'altra scatola nera. Vabbè, questa la troveremo poi. Sì, qua, dove è apparsa? Era apparsa... Qui, ecco. Sabbie ferme. Proveremo. Vabbè, visto che siamo qua, torno un attimo dentro e gliela consegno. Ok. Era qua. Sì, che poi ci dà ricompense, che però boh. Prendo le cose leggendarie. Sei l'unica a cui interessano queste voci? Oh no. Anche gli altri che hanno catturato la scavatrice Oseram hanno sentito le antiche voci. Hanno sparso la voce e ormai ne stanno parlando tutti. I soldati amano le antiche battaglie. Ok, consegna. Ho portato altre voci per la collezione. Altre informazioni su quest'antica guerra. E mi prendo... allora prendiamoci, orecchio scanner di mastino. Ok, per il futuro. Grazie, farò in modo che la loro storia non venga dimenticata. Ok. Spero che le registrazioni saranno utili. Ok, adesso seguiamo sta missione principale. Picchiamo la macchina. No. Beh. Qui. Ok, qua sì. Andiamo di qua. Sono 1300 piedi o comunque metri. Scavazzanna ardenti. Ora posso controllare gli scavazzanna e cavalcarli. Ah, possiamo anche cavalcarli? Saperlo. Meglio cavalcare uno scavazzana, fa più danni. Ah, qua ci sono, ok. Madonna. Ok, qua andiamo un po' in acqua. Aspetta. Non abbiamo... Ah, c'è un punto torre panoramica. Ok, vabbè. Ci faremo. Qua c'è. Fermo. Possiamo. Magari sono materiali. No, non possiamo. Allora niente. Questo mi sa che. No, non è un terreno di caccia. No. Vabbè. Qua ci sono manticeri morti. Tuono, sì. E aspetta, perché qua non vorrei che poi andando in alta montagna non posso più usare la macchina. Vediamo, aspetta. Poi ci incastriamo. Distrutto dal fuoraterra. Diamo un'occhiata con il focus. Forse qualcuno è sopravvissuto. Aspetta. Forse mi conviene prima eliminarli, però. No, no. Lasciate stare la mia macchina. Aspetta. E infatti consumi rombo guscio. Ok, sì, come nel primo. Oh. No, mi ha interrotto. Ok,
tirato però. Ecco. Ecco. E vabbè, siamo morti alla mente. Un rifugio. Qui sarò al sicuro. Aspetta. Rifugio. Stavo tornando indietro. Ah, un banco da lavoro. Lui. Non riesco a... Ah, scusa. Vieni un po' qui, straniera. Tu sei la straniera che ha affrontato Regalla e i suoi ribelli. Non sono in cerca di guai. Tranquilla. Non voglio bere il tuo sangue o altre assurdità che pensate voi dell'Est. Il massacro all'ambasciata non ti riguardava. Eppure hai aiutato i marescialli. Personalmente non ti ritengo una nemica dei Tenakt. Ma avrai bisogno d'aiuto per sopravvivere nelle terre dei clan. Noi ricognitori vediamo e sentiamo molte cose. Le mie informazioni ti aiuteranno nei tuoi viaggi. Sarebbe utile. Dunque, lo sai che non c'è un luogo in tutte le terre dei clan in cui i dieci non abbiano lasciato il loro segno? C'è un'antica torre più a nord. Sembra che laggiù si trovino delle reliquie, ma potrebbero essere solo dicerie. Darò un'occhiata. Questo è lo spirito. Tana del Fuggiasco. Nuova rovina, sì, ti aiutano a trovare... Ah, ecco, sì. Reliquie, qua. Eravamo vicini, praticamente. Va bene. Però, se a me interessava, prima di tutto... Ci ricarichiamo, ok. Poi, banco da lavoro, volevo vedere se potevo potenziare qualcosa, tipo l'abito, no? E vedi, questo aumenta le resistenze, possiamo potenziarlo di uno. Poi c'è il generatore di scudo di solcassole, vabbè, di uno possiamo anche potenziarlo. Ok. E poi è roba rara. Infatti, roba al massimo, certamente. Quindi al massimo sblocchiamo il bonus con colpo silenzioso. Vabbè. Poi arma, magari l'arco che abbiamo appena preso, se possiamo... L'accelerazione componente più 10%, quindi direi che possiamo anche prendere. Il 2 no, perché copri sacca di cielo morso, copri sacca di manticerio, ok. E niente, vabbè, meno di uno, abbiamo potenziato la lacerazione, che va bene. Ah, eventualmente posso potenziare altro. Aspetta. Fionda d'assedio, fionda esplosiva. No, questo è... Manca il folgoratore di Arcapode. Arcapode, non mi ricordo mai la pronuncia giusta. Qua anche niente, insomma ci sono tutti i materiali rari che non abbiamo, vabbè. Ok. Dicevo, no vabbè, le rovine le faremo, però come ho detto vorrei andare avanti con la trama principale. Qua c'è la zona di... cos'è? Scavazzana... L'acido non servirà molto. Scavazzana acidi, aspetta. Mi ha già visto, volevo controllarne uno. Beh. Cimaroccia. Se riuscissimo... Visto che possono essere cavalcati, magari. No, il sasso. Vai là. Vai là. Ecco, bravo. Andiamo. Quasi fatto. Ok. Olè, vai. Abbiamo un cinghiale. Possiamo travolgere tutto e tutti, eh. Beh, se l'albero non ci bloccasse, ma ok.
Però aspetta, qua. Ah, ci fa fare un'altra strada. Aspetta. Qua c'è un scemo, un fendiciattolo. Ok, magari ci andiamo a incastrare qui. Terreno più scosceso, aria più fredda. Mi sto avvicinando a Cimaroccia. Sì, prima non so se il villaggio di cui parlava, magari era questo, non so. Vabbè, comunque al limite lo ritroverò. Erta costa. Aspetta, fammi scendere. Salute. Ok, abbiamo la cassa di scorte. Banco da lavoro, ok. Scambia, vediamo. Ah, questo vende bobine. Anzi, questa. Osso di coniglio. Però dobbiamo avere animali. E, ok, no, vendi. Allora, a sto punto, visto che a me l'arco di precisione... Beh, arco di precisione. Allora, questo si può anche vendere. Troppa roba, se no. Questo ormai è obsoleto. Questo qui. E quindi tanto vale venderlo. Secondo me. Ok. Fionde esplosive. Ah, anche la fionda gelante compresa nelle fionde esplosive. No, niente. Lanciapunto sperimentale. Lanciapunto impattante, ma sono diversi, uno fa danno, l'altro fa più che altro danno esplosivo. Vabbè, teniamo, io non le uso. Quanto lacerante, secondo me appunto adesso è abbastanza inutile, visto che abbiamo questo, che abbiamo le frecce. È vero che, ok, sei più preciso, nel senso che vai ad agire direttamente sulla parte. Però, dai, ma sì, lo vendo giusto per avere un po' d'ordine all'inventario. Cioè, troppa roba, non mi piace. Ok, abiti. Direi che... no, questo lo teniamo. Questo sì, ovviamente. Vabbè, no, gli abiti, dai, così per collezionismo li possiamo anche tenere. E invece oggetti da vendere. Ci abbiamo un po' di roba. Ok, perfetto. E va bene. Ok. Io qua, da qua in poi, però, magari proseguirei a piedi, eh. Sì, in effetti è un bel po' che non vado in giro a raccogliere. Ma è una cosa che era un po' più tediosa, una delle cose più tediose nel primo, ma anche qua è raccogliere materiali con gli animali, cioè un po' una rottura dopo un po'. Qui perché c'è questo? È un invito a lanciarsi. Ah. Aspetta, fa vederla. No, dobbiamo andare di qua, infatti. Che succede qui? Scusate. Io passavo di qua. Sono nemici questi? Sì. Assassino. Prego. Prendiamo. Venuta.
sta venendo la mia solita combo. Mi vedete? Ok. Avevo questo. Messo. È andato. Porta il bersaglio allo scoperto. Ok, è rimasto questo. E dai. Sono presi pochi millimetri, aspetta. Vieni su, su, su. Ok. Protessa ribelle. No, oh, molla, molla, molla. Ma così, boh, so. Cioè, era un evento casuale. Vabbè, fammi raccogliere. Sasso. Meglio fare scorta finché posso. Allo. Qua fa proprio freddo, tutta sta neve. Salve, possiamo entrare? Tutto niente. Sa che siamo... Ecco mia cimarozza. Cotallo mi sta aspettando. Ma forse prima darò un'occhiata in giro. Sì. No, volevo... Ok. Non... c'è un negozio, qualcosa, aspetta. Appiglio. Cimaroccia. Questo qua è quella delle dicerie. È o non è la campionessa dell'est in carne e ossa? Se è lei, oh, le devo... perfino sulle ciglia. Sì, e... aspetta, non c'è... ne... ascolta le dicerie. Ma devi ammettere che è un'impresa notevole. Sai cos'è notevole? Quello che hai fatto per la mia gente è noto in tutte le terre dei clan. Vorrei aiutarti come posso, riferendoti ciò che vedo e sento. Da queste parti non succede nulla senza che io lo sappia. Infatti, ci sarebbe una cosa. Se hai bisogno di razioni che ti tengano in piedi durante i tuoi viaggi, Morsalato è il posto per te. È un insediamento del deserto est. C'è un lago, non puoi sbagliare. La cuoca del posto, Pentalla, cucina per chiunque ne abbia bisogno, Tenacht o meno. Grazie del consiglio. Le farò visita se andrò da quelle parti. Sicuramente. Sapore della vittoria, nuova commissione. Vedi, sblocchiamo anche missioni. Va bene. Straniera, vieni a scambiare. Stai zitto. Qua c'è il cuoco. Qua abbiamo il banco da lavoro. Più... negozio, qua vendono lanciapunte rombante, scaglia d'arti martellante. Basta. Vuoi comprare qualcosa? Qua c'è batosta, va bene. Poi ci penserò io. Vediamo, ho svelato tutto. Sembrerebbe di sì. Allora parliamo con... qua si va su. Salve. C'è un, c'è un bambino. Ah, non mi sembra. Piano. Ecco Cotallo. Salve, cosa sta guardando? Salvataggio veloce. Aspetta. Questa valle è piena di ribelli di Regalla.
Stando ai ricognitori, sono giorni che passano di qui con le macchine. Le cavalcano, le trasportano o da alcune ne ricavano parti, soprattutto cannoni. Non sarà un percorso facile. Diamoci una mossa. Devo guidarti fino al bastione per parlare con Tecotte, per quanto possa servire. Non così in fretta. Devi dirmi qualcosa di più. Dimmi tutto. Che posto è questo? Cimarocha è nato come avamposto durante la guerra tra clan, per sorvegliare il fondovalle e intanto proteggere l'ingresso. Per ora significa sorvegliare le truppe di Regalla. Se solo avessimo più soldati per fare di più. Per quanto possa servire, che cosa intendi? Il bastione è rimasto inviolato dalla nascita del clan. Lì dentro, Tecotte si ritiene invulnerabile. Se non vuole obbedire agli ordini di Ekarro, una straniera e un maresciallo mutilato non cambieranno le cose. Il tuo capo non la pensa come te. Ed è l'unico motivo per cui sono ancora qui, a parlarne. Perché sei sicuro che Tecotte non ci ascolterà? Un serpente nella sua tana sente solo il suo sibilo. E dai, non sai dirmi altro. Ekarro dice che eri con loro prima di diventare maresciallo. Devi dirmi tutto quello che sai. Tecotte è scaltro e vendicativo. Se aveva fegato, puntava al trono di Ekarro, ma invece ne brama il potere da dietro il suo bastione, prendendo tempo, mentre i suoi nemici si indeboliscono. Ti può bastare? Per ora. Perché le truppe di Regalla spostano macchine attraverso la valle? Lo stanno facendo in tutte le terre dei clan. I ribelli catturano le macchine, ma la loro capacità di controllarle è limitata. Quindi le radunano e nei loro accampamenti fanno qualcosa che rende il controllo permanente. Un override in due fasi. Io non capisco. Ma noi sì. Okay. E c'è di più. Pare che abbiano messo gli occhi su macchine più grandi. Non so quali. Speriamo che non facciano l'override su di loro. Non sa cos'è l'override, comunque. Perché il bastione è impenetrabile? È fatto di enormi massi. L'assalto frontale è inutile. Non è stato mai espugnato. Solo io posso farti entrare. Se... non hai altre domande? No, ce le ho. Ancora una. Eri all'ambasciata? Non mi ricordo. È così. Mi spiace per gli altri marescialli. Le loro morti non resteranno impunite. Stai ancora guarendo? Non guarirò mai. Ma questo non mi impedirà di spaccare qualche testa. Meno male che sei dalla mia parte. Ok, direi che... Allora, qual è il piano? Il bastione è a sud-ovest. Sicuramente incontreremo altre truppe di Regalla lungo la strada. Le potremmo affrontare o cercare di passare inosservati. Comunque, non sarà facile. Non lo è mai. Diamoci da fare. Come fanno? Ok, allora seguo lui. Buon viaggio, soldato. Adesso qua portami un ribelle. Immagino.
Come convincerai Tecotte a mandare i suoi sfidanti? Non lo farò. Andiamo. Devo farlo io. I Tenat rispettano una lama e la forza di chiunque la brandisca. A cos'altro serve una persona? Beh, per fortuna siamo entrambi forti. Speriamo di non doverlo dimostrare. Invece sì. L'intera valle appartiene al clan del cielo. Sì, il clan l'ha difesa per generazioni. Da chi? Dagli altri clan Tenact e dai Karja, tempo fa. Per una lezione di storia, parla con i cappellani. Quando hai lasciato il bosco, ribelli, come sapevi che avrei aiutato stanno il carro? Depredando quella macchina. Uccidili o aggirali. Io ti seguo. Uccidi i ribelli, regalo opzionale. Ovviamente noi facciamo terra bruciata. Poi passiamo. Possiamo esimerci dal togliere un po' di forze al nemico. Sono solo in tre, cioè. Magari. Presto. Gli altri ci stanno aspettando. Sta avvicinando. Faccio più veloce che posso. Aspetta. Un bastardo in meno. Basta nascondersi. Siamo sotto attacco. La spada laser, aspetta. Nessuno riuscirà a fermarti. Porca vacca. Lo scudo. Ah, ok. È rimasto questo. Aia. È andato? No, è stordito. Ecco. Bene. Andiamo al bastione. Ok. Peccato che prima lo si è interrotto. Vabbè. Quei ribelli raccoglievano parti di macchine, forse per altri override. E Tecotte non fa niente? Perché dovrebbe, se ha il bastione? Sono cresciuto dietro il muro. Là è facile avere un falso senso di sicurezza. Altri ribelli nel pianoro. Vai avanti tu. Ah, questi sono. Ce n'è uno in più. Sì, che 3-4. Nevica davvero tanto. Siamo in montagna, sì. Aspetta. Hanno tutti la maschera, mi sa. Adesso non si capisce. Ah, mi sa di sì. Sì. Allora? La straniera si nasconde lì fuori. Ho bisogno di cibo, birra e un letto. Aspetta. Sì, hanno tutti la maschera. Tutti la maschera. Vabbè. Possiamo uccidere magari quello grosso? Tutto a posto? Mi dai il cambio? Comunque sono in due con lo scudo. Vediamo se riusciamo a eliminarne uno. Beh, tutto pare. Non sa cosa l'aspetti. Ok. Oh, nessuno si è accorto di nulla. Attenzione. Niente da segnalare? Ehi, visto niente? Lasciamo che si avvicina. Forse c'è qualcosa lì. E poi sconfiggiamo gli altri. La straniera! Non si capisce niente. Vabbè. Ah no, non l'ho preso. Forse ho preso quello più piccolo. Allarme, allarme! Vabbè. Via. Sono un'arma affilata. Aspetta. Alzati a combattere. Che sollievo.
Porca vacca, maledizione. Sei in difficoltà. Vuoi serve aiuto. Ok. Combattimento. Finito. Dai che te lo sfondo. Agganciatelo. Dai. Non ti abbandonerò. No. Ok. No. Combatti. Aspetta. No. La testa brillava. Nessuno può fermare la nostra missione. Aspetta. Ah, porca, c'è quello scudo, becco. Oh, ok. Dov'è? Non lo vedo, eccolo. Andiamo. Ok. Aspetta, c'è qualche cura per caso? Magari così riempio un po' la sacca. Ok. E una. Cogli, cogli. Ok, questo aveva la pozione. Cassa di scorte. C'erano un po' di bacche. Ah, gelartigli. Ah sì, mi ricordo. A Cimarocci hai detto che i ribelli si muovono qui intorno da giorni. Quando Tecotte capirà di non avere scampo, l'intera valle sarà già invasa. Se non ci andasse di mezzo il resto del clan, festeggerei quel giorno. Per vederlo umiliato. Insomma, uno, eh. Ah, va, che roba. Ah. Eccolo là, il bastione. Dimmi quando sei pronta e ci annuncerò. Per forza che si sente al sicuro, va, che roba. Eh sì, pieno di massi. Vabbè, però uno può arrampicarsi. È meglio non tardare. Sì, sì. Adesso. Ehi tu! Un maresciallo chiede udienza con il comandante. Non sapevo ce ne fossero ancora. Proteggiamo la via per la montagna. Dove ci troveranno le ali dei dieci. Bene, maresciallo. Vi mando l'ascensore. Armati antichi. Una volta da Tecotte, lascia fare a me. Sì, vediamo come va. Rieccomi. Questa era casa tua. Tanto tempo fa. Andiamo. La tua lama sia luminosa. Ok, il bastione. Ecco Tallo. Due volte. Perché accompagna una straniera? Una delle arrampicate migliori. Fatti i fatti tuoi. Allora. Brutta ferita. Correva
avessero un razziatore alle calcagna. Poi ci sono gli abiti. Di questi tempi ci sono parecchi cavalcamacchine ribelli nelle terre dei Citi, cioè. Questo è fatto. Beh, non credo l'hanno presa bene. Non c'hanno nemmeno una straniera e un maresciallo menomato. Che spettacolo. Mi ricorda la mia infanzia. Non so cosa sia stato peggio, tra l'essere emarginata o venire fissata con stupore. Preferirei essere emarginato. Parla con la guardia. Siamo qui per te cotte, facci entrare. Torna il possente figlio del cielo. Lodi ai 10. Il tuo capo ha chiesto l'invio immediato dei partecipanti al Kurrut. Volevamo accertarci che i tuoi non si fossero persi. Capisco. Regalla deve aver colpito duro se il capo deve inviare messaggeri simili. Lei ha sconfitto il campione di Regalla, Grudda, all'ambasciata. Una lotta onorevole. Ho impedito ai miei soldati di andare all'ambasciata. Così come ho deciso di non inviare sfidanti. Se combatteranno sarà qui, per proteggere le mura e il clan. Quel muro non vi difenderà. Non dalle macchine che controlla Regalla. Sono già alle vostre porte. Cosa ne sai tu delle battaglie che il bastione ha superato? Del sangue che bagna la pietra. So che non è nato per fare da scudo a un codardo. Eri un grande guerriero un tempo. Ora non più. Dia e Carro, con il dovuto rispetto, che i nostri sfidanti rimarranno qui e resteremo tutti al sicuro dietro il bastione. Lo sapevo. Le parole sono inutili con lui. Dovremo ucciderlo. Sarà dura con queste guardie. Stai ascoltando? Resteremo al sicuro dietro al bastione, ha detto. Aspettami qui. Voglio guardare il muro più da vicino. Se lo dico. Perché? Se lo distruggiamo il muro. ma poi si arrabbierà oltremodo. A voglia, altro che assecondarci, però. Vabbè. Potrebbe essere meno solido di quanto creda Tecotte. C'era qualcosa. Devo scendere alla base e controllare. Era un cannone dei vecchi carri armati, mi sa, però... La neve sta coprendo... Voglio vedere, giusto per curiosità. No, c'è roba... Mondo Cargio, no. Direi che è roba... che non ci interessa. Sicura che non posso tentarti? C'è, vediamo altro. Meglio sempre dare un'occhiata ai negozi di armi. Aspetta, qua. Qui c'è la nostra cassa di scorte. Ok. Straniera, posso pozioni qua. Arco da caccia focoso. Ok, questo spara, vabbè, dardi normali più frecce infuocate. Frecce di ghiaccio. Ok, frecce acide. Arco di precisione inclemente. Un arco di letalità pari a quella dei soldati Tenak lo usano. Perfetto per eseguire colpi precisi a lungo raggio che infliggono danni extra durante l'uso di concentrazione. Forse questo... Fammi fare un confronto... No, in realtà... spara un tipo di munizione che però, boh... Non saprei dire.
fa anche pochi danni. Quel tipo di munizione lì non saprei. No, direi che è meglio il nostro. Fionda a fuoco freddo. Ah, ecco, questa qui. Vabbè, spara bombe incendiarie congelanti. Lancia serbatoi. Ok, lancia punte, scaglia dardi. Guanto lancerante, mangia ferro. Vabbè. No, nulla, nulla di che. Bobine, danni d'esplosione, roba poca roba. Danni contro nemici multipli. Danni a distanza ravvicinata. Costa un po' di frammenti, ma i frammenti ne abbiamo a iosa. Danni d'accelerazione con arco di precisione più 100%. Io quasi quasi questa la prendo. Per le munizioni impattanti e atterranti usate con gli archi di precisione. Equipaggiabile solo su archi di precisione dotati di munizioni da impatto o travolgenti. Oddio. Ah, non ha effetto sulle frecce di precisione, cioè ti pareva, se no laceravamo tutto in un due secondi, no. Va bene, plasma e fulmine. Va bene, ok, allora niente. Vendere, ho qualcosina da vendere a quanto pare. Ok. Qua ci sono dei punti di domanda. Aspetta. Nuova fossa da mischia, bastione. Sì. Sono i combattimenti. Sconosciuto. Cos'è? Fine, non ci vado proprio attaccato, attaccato. Non lo scopro. Qua in alto. È lì in alto. Ah, qui possiamo andare su. Aspetta. Aspetta. Cos'è? Ah, il pittore, sì. Però per la faccia, esatto. Io invece la faccia la vorrei tenere pulita, direi. A meno che non trovo qualcosa di... No, è esagerato. No, va bene così. No, ma no, sbagliato. Ho avuto troppo. Qua c'è... tintrice, ah, ecco, per gli abiti invece magari è già diverso. Vediamo. Nessuna tintura. Sangue notturno, non abbiamo i materiali giusti. Questo non mi dispiaceva. Però non abbiamo il fiore cremisi a quanto pare. E quindi niente. Vabbè. Dare un altro sguardo? Ok. C'è un altro punto di domanda. Aspetta. In basso lì. Ah, il cuoco forse. Sì. Esatto. A posto, almeno mi dà fastidio avere attivi dei punti di domanda. Allora, dare un'occhiata. Buongiorno. Già ti arrendi, straniera? Usa l'ascensore. Non ci contare. Adesso vi faccio saltare le vostre difese. Un po' dal muro per esaminarlo nel modo giusto. Faccio saltare le vostre difese. Così però muoiono tutti. Vabbè, magari. Esaminiamo questo muro. Scansione è lì. Come pensavo, c'è qualcosa di metallico. Le rocce interferiscono troppo. Devo avvicinarmi. Ma come? Potrei arrampicarmi sul lato sinistro del muro, vicino alla cascata. Quale cascata? Trova un modo per scalare il bastione. Vabbè, così. No. Qui non ci si può arrampicare. Così. Ah, questa cascatella. Ah, qui. Dell'acqua scorre nel muro. Verso una cavità, forse. Basterà poco per smuovere queste rocce. Onore e forza.
voci. E ora esaminiamo di nuovo il carro. Un nucleo d'energia. Potrei farlo saltare. Ma come? Beh, qui non posso fare altro. Meglio tornare da Cotallo. Veicolo da combattimento corazzato, nucleo carico al 43%. Aspetta. Lui dov'è? È uscito? Le guardie ti hanno vista sgambettare sul muro come un ratto. Per i 10, cosa ti salta in mente? Tecotte ha detto che lui non invierà sfidanti finché il bastione li proteggerà, giusto? Non ricordarmelo. Allora, noi lo abbatteremo. Hai battuto la testa per caso? Sono seria. Ti dico che c'è un oggetto del mondo antico lì dentro e lo alimenta una batteria. La faccio esplodere se riesco a superare lo strato di roccia e metallo. Ammesso che sia vero, ci vorrebbe un cannone per farlo. Esatto. E hai detto che i ribelli nella valle li stavano staccando dalle macchine. Andiamo. No, non mi lascerò trascinare in questa follia. E Carro ti ha ordinato di aiutarmi. Vuoi opporti come quella merda arrogante lassù? Ma scusa, lui lo voleva uccidere. Non è peggio, scusa. Mi sembra un paragone ingiusto. Sì. Forse i ribelli si sono accampati a nord-est. E quindi? Li affronteremo tutti quanti da soli? L'idea è questa, sì. Non c'è problema. Sei fuori di senno. Ma il coraggio non ti manca. Prima, con Tecotte, ho avuto l'impressione che non scorra buon sangue tra voi. È così. Se sopravvivremo al tuo piano, forse ti racconterò tutto. Ci conto. Ci avviciniamo al punto in cui erano sì. I ribelli. Ok. Beh, i ribelli hanno appena aumentato la potenza di fuoco. Ui, cos'è, mammut? Muoversi! Volevi un cannone, quell'affare ne ha uno. Ma sarà dura abbatterlo, specie con questo. Lascia a me quello grosso. Tu pensa agli altri. Bene, ti seguo. Ma tu puoi metterti anche in panchina, guarda. Tanto uccidi. Forse qui in giro c'è qualcosa che potrei usare contro quel coso. Aspetta, prima controllerò con il focus. Ok, Tremorzan. Un'immensa macchina da combattimento, lenta nei movimenti ma protetta da spesse placche corazzate, dotata di un intero arsenale di armi a distanza. Overhead K, debole contro il gelo però, il che potrebbe essere una bella cosa. Esplosione. La componente esplode quando viene distrutta. Staccabile, cannone fulminante, antenna. Sacca d'amplificazione. Cannone a raffica. Insomma. Troverò qualcosa di diverso da fuori. E allora, questo qui. Ciao, addio. Ecco. Così. Oh, lì c'è qualcosa.
È un cannone. L'arma pesante di una macchina. Può servire. È un razziatore. Sì, aspetta. Ce n'è solo uno. Ah, vedi. Però aspetta, volevo assicurarmi. Quello ha la maschera, fa vedere. Sì, ha la maschera. Ma d'altronde hanno tutti la maschera. Ma quello che lo comanda, scusa, fa vedere. Ah, sì, sì. Ah, può essere preso. Allora, proviamo magari tiro doppio. Però tiro doppio non è preciso. Vedi. Tiro doppio. Ok. Ci siamo! Combatti con onore. La straniera è qui! La farò uscire alla scoperta! E niente, non lo vedo più. Vabbè. Stolti, codardi e servi. Dammi qua. Cancellerò da questa. Vediamo. Dammi qua. Siamo inarrestabili. No, ho no. Che cavolo. Ora non... stai nei guai. No. Nemico a terra. Ok. Madonna. Sei ancora vivo. Sono della mia arma. Come al solito non mi impediscono di prenderla. Aia. Quello è rimasto lì. No. Ah. Dai, avevo visto una cosa bellissima. Stava volando. Aspetta. E allora aspetta all'inizio. Qua viene uno. Quindi lo aspettiamo qui. Ah, scansioniamo. È resistente al fuoco. Lui. Ok. Poi scansioniamo quello. Qui dobbiamo rinforzare le difese. Ok, dai, vieni qua. Non sa cosa aspetti. La morte è una dura maestra. Ok. Se no provo. Non so se si può salire su quella struttura per mantenere un po' l'effetto sorpresa. L'albero. Ah, ma non c'è nessuno a sto giro. Dove? Dove? No. Ah, sono attirati. Allora, facciamo una cosa. Ma non... Aspetta. Si è un attimo buggata. Ah, ecco quello, ok. No, a sto giro qua non c'è nessuno. Porca vacca, vabbè. E... Ok. Ma c'è solo una? Ah no. Ah no, sono in due. A saperlo. Vediamo. Aspetta. Per i marescialli caduti! Prego, prego. Aspetta. Ah, l'ho presa. Aspetta. No, l'albero. Dammi qua. Ok. Allora, devo prendergli la pancia. Così magari scoppia. Ok. Ah, ma non mi hanno visto. Aspetta. Muoviti, muoviti. Ce l'ha con lui.
Scarico. Attenzione. Dando a fuoco. Aspetta, mi ha perso di vista. Mi ha perso di vista. No. No. Adesso sì. Adesso no. Via, via, via. Cioè, questo non mi prende. È la Madonna. Vabbè. Allora, come prima. Aspetta, devi un attimo andare più avanti. Carissimo. Ok. Proviamoci questi 13 colpi. Così. Ma che cavolo mi ha preso? Aspetta. Ah, Madonna. Cioè, questo è devastante. Iniziamo. Allontaniamoci tanto, tanto. Dietro la roccia, dietro la roccia. Ok. Ok. Qua ho visto. Ci sono dei serbatoi. Esatto. Di acqua gelida del manticerio congelante. Magari non mi arrendo. Possiamo sfruttare questi. Ok. Un attimo di tregua. Aspetta, perché provare a congelarlo. Vediamo. Non penso. No, vedi. Questa fionda fa troppi pochi danni da gelo. Troppo. Non sei l'unica ad avere armi d'acciaio. Aspetta, dobbiamo tenere una barriera davanti, se no ti saluto. Cosa vuoi? Madonna. Mi ha congelato. Ha preso la sacca lui. Beh, ma no, non l'ho vista. Aspetta. Ok, l'ho presa. No. Per onore! Ancora amico. Ok. Bastardo in meno. Dov'è il mammut qua? Dov'è? È rimasto solo uno. Aspetta. Adesso usiamo magari questo. Se te levi. La mia corazza. Oh, molto bene. Laggiù, all'attacco. Ecco, almeno. Ok, usiamo qualsiasi difesa ci sia, perché sennò casino. Allora, con l'arco di precisione da distanza. Ok. No, non quella doppia, ho sbagliato, aspetta, volevo tirare questo. Ho fatto granché, però. Allora. Così. Poi. Ok. Ma così consumiamo troppe risorse anche. C'è ancora qualcun altro che parla. Ah, lì. Batti sotto. Ok. Però occupiamoci di lui, quelli là sono un po' lontani. Cioè, 10.000 armi questo.
proprio una macchina da guerra. Cos'è rimasto? Zanne, sacca d'amplificazione, questa è scoppia, rimozione abilità, però per farla scoppiare dobbiamo infliggergli danno massimo. Andiamo. Questa non basta. No, se riuscissi a congelarla e poi andare in modalità valore, però. Una straniera e un monco. È troppo forte. Madonna. Qua dentro. Prima che spari. Ok. Ok. L'ho preso. Qua però forse il colpo doppio è rinforzato, non lo so, adesso vediamo. Forse sono un po' esposto, però ce l'ha con lui molto bene, molto bene. Aspetta, abbiamo il colpo, no, rinforzato, a questi momenti, ok. Aspetta. Ok. Combatti. No, aspetta. Calma e circospezione. Travolgili tutti. Vediamo la sacca, voglio. Ok. Ah, è la cosa. No, non è la cosa della piaga, no. La roba rossa. Così un po' a caso, però, aspetta. Rimarchiamolo, ok. Se no non vedo la parte giusta. Maledizione. Dietro il masso. È che ha smesso di essere arrabbiato. Aspetta. Eccola lì. Facciamo una cosa un po' stupidina. Così. Molto banale. Per farla girare. No. Non si gira. No. Aspetta. Tanto lui si è occupato degli altri. Mi sa di sì. Devi girare, però forse, guarda, camminando aspetta, è lì la sacca, è lì, preso. Sì, forse l'avete sottovalutato. Ma non basta, era troppo poco questo. Troppo poco per poterla congelare. No. Possiamo provare però, adesso è un po' il congelamento. Oh no, ancora una. Poi carichiamo tutto. Madonna. Alzati a combatti, straniera. Quello che sto facendo. Ok. Dai,
dai. È un po' troppe, però ci vorrebbe la fionda congelante più forte. Vai che adesso si congela, vai che si congela. Dai, dai, manca poco. Oh, adesso farà male. Diamo il colpo di grazia se riusciamo. Va già meglio. No, non vedo. Ok. Ok. Madonna, chi è rimasto? Signori. Facciamo così. No, questo. Ora cadi. Sono la spada di Ecarro. Ok. Qualcun altro. Non ha più un aiutante. Oh, cazzarola, l'ho colpito male. Ok. Qui, straniera. Aspetta. Ti ho tolto la maschera, maledetto. Hai poca vita. Straniera. Straniera niente. L'ultima volta che l'ho fatto sono morto. Qui, straniera. No. Non ti abbandonerò. Sistemati. A posto? Adesso occupiamoci del cannone. Aspetta, fammi raccattare. È stato impegnativo, cioè. Cosa qua, sì? Acqua gelida. Acqua gelida. Ispeziona. Un po' mi scoccia trascinarlo fino al bastione. Dammi. Sono mutilato, ma la mia schiena regge. Dopo di te. Va bene. Torna al bastione. C'è altro qui. Adesso lo facciamo portare in giro per il mondo. Ok, scorte. Qua c'è roba qua sopra. Forse no. Ok. Sì, torniamo pure. Qua c'è un punto di domanda. Mi scusi, ma... Ehi, hai combattuto bene? Non pensavo di sopravvivere. Ma uccidere i ribelli e quella macchina... Mi ha fatto piacere anticiparli per una volta. Credi davvero che quest'affare funzionerà? Lo scopriremo presto. Aspetta che c'è un drone. Ok, così ci torneremo poi. Sì che è di là. mi consente, Ok, io però sa che è un po' che non salvo. Scusi. Vabbè, no, aspetta. Qui stavo andando, sulla strada. Vabbè, senti, è un po' che non salvo. Io salverei, poi torniamo da lui, dai.